la terza action box che faccio in pubblico, quindi la terza volta che espongo in una galleria. Ho questo progetto molto ambizioso anche, però no, io preferisco proprio fare la performance prima, all'inizio dell'esposizione, un po' anche perché proprio rende l'idea del mio lavoro e di quello che poi si realizza attorno alle opere che sono realizzate tutte sul soffitto. Continua il ciclo di mostre organizzate nell'ambito dei festeggiamenti dei 60 anni di attività della Galleria Studio Arti Visive di Matera. Nel mese di maggio doppio appuntamento con gli amici di Fanano, la città accomunata a Matera dalla tradizione artistica della scultura su pietra. Si parte con la personale Ciò che resta di Irene Tabanelli, che evidenzia all'estero la spensieratezza e la decisione in pittura della giovane artista. Quindi praticamente quello che faccio è dipingere sul soffitto tenendo le mie tele sopra la mia testa, quindi la materia cambia e cola e continua a cambiare anche durante il tempo, quindi la lascio asciugare per esempio una o due settimane e durante due settimane c'è continuamente un processo di insomma di cambiamento dell'opera stessa. Irene Tabanelli, la prima mostra che abbiamo organizzato, che abbiamo allestito e che si è chiusa proprio il 25 di maggio, una giovanissima, appena 21enne, ragazza fresca ancora di studi dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, che ci ha proposto questo attraverso anche una performance seguitissima il giorno dell'inaugurazione, ci ha proposto questo filone, questa tecnica espressiva particolare dell'action painting. Si continua con la collettiva da Fanano a Matera 2024, con la maestria nel modellare e plasmare la pietra, il ferro e il legno di Giornata Orsini e Giuliano Berri e l'attenta e puntuale analisi fotografica di Roberto Leoni sulle cave di Tufo, luoghi che scandiscono il paesaggio murgiano. Tutto questo sono il cortocircuito perfetto per raccontare e sintetizzare la mission dello Studio Arti Visive di Matera, che da oltre mezzo secolo propone le avanguardie artistiche, dialoghi tra i vari linguaggi dell'arte, studio e conoscenza dei luoghi e la creazione di legami e connessioni nazionali e internazionali. Adesso ospitiamo una collettiva, due scultori e un fotografo, tutti appunto fananesi, due scultori che lavorano con grande maestria la pietra di Fanano, che è una pietra che ha un'origine simile, comune rispetto alla nostra calcarenite, al nostro tufo. Anche la pietra di Fanano è una pietra arenaria che si è formata nel fondo marino, con la differenza rispetto al nostro tufo, che invece è molto più compatta e molto più anche più difficile, diciamo, da lavorare. Ha un colore che è grigio scuro, diciamo, rispetto al bianco crema, diciamo, del nostro tufo, ma che viene adoperata appunto da questi due scultori fananesi in maniera egregia nel dare una rappresentazione di quello che si può realizzare oggi appunto con la pietra di Fanano. Prosegue un grandissimo patto di amicizia, è iniziato nel 2000 a Fanano durante un congresso internazionale sulla scultura e sui parchi di scultura in Europa con 17 nazioni rappresentanti. Allora Franco Di Pene mandò un contributo scritto che io lessi ai partecipanti. Da lì, in quella busta c'era un bigliettino col suo numero di telefono. Nel 2015, quando sono venuto in Puglia in vacanza, ho detto: ma perché non andiamo a Matera? L'ho chiamato ed è come se ci fossimo frequentati per i 15 anni precedenti, per cui da lì è iniziato un percorso che ha visto scambi ripetuti basati veramente sulla passione, sulla voglia di far girare tutta questa bellezza,
e abbiamo costruito un percorso molto molto consistente. Un viaggio prima fatto da una precedente mostra di quando ci siamo incontrati qua a Matera nel 2017 e in questa occasione siamo andati a visitare questa cava di tufo ed è stato per me bellissimo, fatto e a distanza di 7 anni ho ritirato fuori le foto, è venuto spontaneo, poi con gli altri colleghi delle sculture, ognuno pensare a qualche cosa che comunque rimandasse al discorso di Matera, quindi loro naturalmente coi sassi e io con i sassi, che ho visto questa esperienza di visitare questa cava e niente, ho ritirato fuori le foto a distanza di 7 anni e ho messo in mostra quello che mi sembrava più bello di questa esperienza, che è stata bellissima. E abbiamo proprio questi valori tattili, cioè che possiamo toccare con mano queste opere straordinarie, stupende, cristalline, di un rigore eccezionale. Il fotografo ha intuito, è riuscito a trovare le radici che sono del tufo in simbiosi con la pietra oscura di Fanano.